la mia prima gioventù? La prima gioventù è stata in Africa. Sì, cioè a due anni però. A due anni, certo. E qualche cosa ti ricordi del Marocco? Ah beh sì, mi ricordo di una spiaggia di 20 chilometri, mi ricordo da dune incredibili di sabbie, mi ricordo di non avere quasi mai visto la pioggia. Quando faceva caldo si bagnava le tende e diventava l'aria condizionata che gli egiziani hanno inventato. E noi bagnavamo. Mi ricordo della gentilezza della gente. Guidavo all'età di 10 anni, che non è molto normale, però lì era normalissimo. Portavo quelli della scuola mia, li portavo al collegio. Cioè era, vabbè, e anche la mano dei miei genitori, cioè loro erano dolci, intelligenti, generosi. Diciamo da questo, Luc, tu hai fratelli, sorelle? Allora, c'ho una sorella che è mancata da un anno e mezzo, e c'è un fratello che ha 14 anni di meno di me. È stato l'ultimo botta di papà. Mamma aveva 40 e papà aveva... Il mio padre è morto giovane, 60 anni. Certo. Però Manu... Che era svizzero, cioè... Allora sì, allora la partenza è molto miscugliata. Comunque Lugano, sì. De Quadro, che è un posto dove sono ettari, questo era il bisnono, che poi si sono dati in Francia. Perciò da parte di mamma c'era svizzero austriaco o tedesco, non mi ricordo, si chiamava Prader, e papà Merenda, perciò c'era svizzero, austriaco, francese di nascita, visto che sono caduto in Francia, cioè caduto, sceso in Francia. Poi da parte di mamma c'era anche inglese e greci, perché il bisnonno era una specie di ambasciatore, non so, a Atena, che si è sposato nel Mediterraneo. Ah oui, comunque ero marcato. Certo. Infatti quando ho scoperto Roma molto sul tardi, tipo 65-66, sono arrivato a Roma col taxi. E lì ho detto stop. È la tua città. Questa è la mia città. E ho ritrovato il Marocco con una cultura e una... Anche se ci sono delle cose antiche di Marocco che sono bellissime. Perciò ho ritrovato tutto quello dietro il quale avevo corso appena arrivato in Francia. Mi hanno detto questo è il tuo paese, ho detto grigio. Gente strana, tu chiedi un'informazione, hanno paura. Poi mi hanno presentato la mia famiglia, io non ho mai sentito parlare di famiglia, cioè il nonno, la nonna, l'unica nonna di cui ho sentito parlare era la madre di mia mamma, che si è ritrovato non so per quale concorso di circostanza a un certo punto in Marocco, ma i resti, il padre di mio padre mai sentito, il padre di mia madre che si era separato da quella nonna che è venuta in Marocco. Perciò mi sono ritrovato consigli che non conoscevo. Io ero un ribelle totale perché mi chiedevo perché cazzo mi ritrovavo in questo posto. E poi andasti anche negli Stati Uniti dove hai fatto... Ah, molto dopo. Comunque, mestieri. Da quando ho conosciuto la Francia, l'unica preoccupazione mia era di scappare. È strano questa... È incredibile, cioè quasi mi vergogno per loro, perché se fossero meno poi... Sai, io ho l'accento un po' marocchino, perciò non ero francese per loro. Certo. Ho odiato questo posto.
Beh, è un vantaggio per noi perché hai amato l'Italia, poi... Sì, però, vabbè, anche se c'era un po' di svizzero, comunque ero nato per l'Italia. Certo. E poi io l'ho scelta, perciò io sono un italiano molto più puro di quello che è nato qui, che non ha voluto niente. Vabbè, sì, l'hai voluta tu. L'ho voluto io. E prima, come mai eri andato a New York? Allora, ero andato a New York perché... io non ho veramente fatto studi, ho fatto la maturità filo e basta, e mi ero lanciato nell'advertising, la pubblicità, e come c'erano un sacco di compagnie americane che erano interessate di avere della gente nata sul posto in Francia, però avendo studiato un minimo in America per capire i concetti della loro tecnica, perciò mi sono detto parto a Colombia. E poi sono andato lì, vabbè, è complicato, cioè, ho $300 in tasca, poi ho fatto delle foto perché dopo mille mestieri ho incontrato una che stava, lavoravo in un ristorante come garçon. Mi ha detto, ma perché fai questo? Ho detto, perché ho bisogno di $3,000 per pagare il master in advertising a Colombia. Mi ha detto, ma allora fa delle foto. Io ho detto, ma non mi sembra un mestiere molto maschile. E lei mi ha detto, è a $50 dell'ora, come ti sembra? Ho detto, molto maschile. E vabbè, e poi è nato tutto questo, è nato dalle foto che ho cominciato a fare senza green card, però magari questo non abbiamo, no, inutile parlarne. Comunque, e quando ho fatto la mia domanda normale, e mi è stata rifiutata perché c'era una nuova legge che diceva che potevi essere fotomodello in America se lo eri nel tuo paese di origine. Perciò io ho lavorato senza green card, ero su dei giornali, un po' dappertutto. Poi c'è un CEO importante in America, perciò mi hanno pregato di tornare, veloce. E poi ho detto, vabbè, se sistemate tutto, why not? E sono tornato per sistemare tutto, per ripartire in America. E invece lì, in questa agenzia, c'è uno che voleva assolutamente parlarmi per un film, e allora sai le ragazze che fanno tutte le cose, mi dice, ah, c'è Tizio Caio che ti ha telefonato per un film. Devo, a me frega un cazzo del film, riparto per New York. E poi non lo chiamavo, e a un certo punto quello dell'agenzia mi ha detto, vabbè, dai, non è educato. Ho detto, sì, scusami, sono talmente acceso sull'America che lo chiamo. Poi lo chiamo, lui era un po' incazzato perché, ma com'è, sono un mese che la cerco, eccetera. Ho detto, ma sto partendo per l'America, ma io gli voglio proporre un film. Ho detto, ma non mi interessa, cioè io ho un altro cammino. E poi insisteva, e io per scherzo, cioè la battuta scema, dico, guarda, non mi interessa, eventualmente potrei accettare un appuntamento se si tratta del protagonista, sai, la cazzata. E quello mi fa, è il protagonista, dico, pardon. Ed era, e che film era? OSS 117, che sarebbe, certo, la parodia di James Bond, un quasi James Bond. Allora James Bond è nato dopo. Sì. Il primo francese, certo, ha scritto OSS 117, e poi dopo l'inglese, certo, l'hanno fatto come sanno fare, hanno fatto i miliardi francesi, certo. Poi dopo ho avuto un film dal Brasile, perché questo si girava in Brasile. Okay. C'era Geneviève Grade, c'era Elsa Martinelli, poi il resto erano brasiliani. Certo. E poi anche un film con Marcel Carné, è possibile? A Marcel Carné è una partecipazione. Okay. Che questo credo che sia l'unico che io ho fatto in Francia, perché in Francia ho fatto S617, la casa degli appuntamenti, non so come si chiamava, poi ho fatto quello con Jacques Brel, con Jacques Brel, e quello di Carnet, sì, che essere straordinario, cioè, siamo
a Aix-en-Provence, sabato sera tutto il gruppo dice dai, andiamo a fare un giro al night, andiamo con Jacques, e mezzanotte e mezzo, poi non solo vedono arrivare, c'è una specie di silenzio, e poi per due ore ha parlato con... non c'era più discoteca, nessuno ci ballava più, cioè era un essere stravolgente, intelligente, colto, artista, pazzo, non pazzo, cioè geniale, geniale. E quindi era già un pochino dentro il mondo del cinema? Ah, ma sì, perché avevo fatto anche Le Mans, le sì, 24 cioè ore di Le Mans. Con Steve McQueen? Oui, con Steve McQueen. Oui. Che non voleva essere superato dalle altre automobili? Sì, assolutamente. Primo. Sì, sì. Ma infatti loro lo lasciavano passare perché pensavano alla loro carriera, perché erano tutti professionali, professionisti che venivano pagati, eccetera, e dicevano ma perché dobbiamo morire, invece io e lui io non volevo lasciarlo passare neanche, perciò avremmo potuto morire 10 volte. Era pericoloso girare quel film, erano pericolose le riprese? No, se tu puoi metterti a 300 all'ora con la macchina da presa su davanti al parabrezza non è pericoloso. Okay. Poi se comunque volevano gente che sapevano guidare un minimo fra certo. Gli attori, io ero più bravo pilota che attore, allora. Era anche esperto di arti marziali, di savage, come si chiama? Sì, sì, io ho fatto della savate, sì, perché ero un po' ribelle alla Francia e ogni volta che mi dicevano che c'è un accento di merda, arabo, mi incazzavo. Poi un giorno mi sono detto, ma non sei normale ragazzo, devi imparare a calmarti. Io ho cominciato le arti marziali per questo e mi ha calmato, non mi sono più menato con nessuno, neanche con le mosche, perché quando sai che puoi fare tutto con un dito, non lo fai. Non tutti, perché per esempio un grande pugile che lei ha conosciuto, Carlos Monzon, noi usava anche i pugni fuori dal ring. Sì, ma non abbiamo avuto la stessa educazione. No. Lui è... Io ho girato con lui, era uno... A me mi dava... Avevo una tenerezza per questo selvaggio che veniva da niente, dalla Pampa, e che era arrivato... Devo dire che in termini di box era incredibile. Era fatto muscolato, ma non tutti questi gruppi. Certo. Era bravissimo, poi però era un po' particolare, c'aveva la menata facile, sì, ma... Una volta si trovò con la moglie Susana nell'albergo che la stava picchiando come un sì, 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 però era nuda ed era bellissima nel corridoio, e il giorno dopo c'aveva un foulard Hermès, gli occhiali così. Sai, anche lei da qualche parte, se sei attrattato da un certo tipo di uomini, come non era imbecille, lei sa quello, vabbè, ha rischiato molto meno della moglie. E tra tutti questi uomini ha conosciuto poi Alain Delon, con cui ha fatto... Ah, l'ho conosciuto su Sole Rosso, sì. E eravamo talmente distanziato dalla sua Maestà che ci siamo rigruppati tutti i piccoli ruoli e c'erano due o tre italiani e ho talmente simpatizzato con loro che finalmente sono andato in Italia dopo aver scoperto Roma, eccetera, per ritrovarli. E poi era casa mia, cioè io sono stato a Bologna poco tempo fa, è stupenda, sono delle città che mi parlano, cioè non amo il gothique, non amo Notre Dame, sono ripassato a Milano, mi è sembrato meno brutta la cattedrale, prima non la sopportavo, io amo 1300, 1200, amo la semplicità, la misura, la veracità, la potenza, io questo certo.
Sì, è un frufru però. I gargoyle, dice. Sì, sì, a me tutte queste cose. No, io amo il muro che scende così, poi il castello sì, e la parte che sostiene, cioè amo le cose vere. Certo. E arrivato a Roma dunque, intanto è arrivato via fiume, è arrivato dal fiume a Roma lei. Ah, ma vabbè, sei molto al corrente. Sì, no, ma quest'ora nel 66 sì. Non facevo ancora cinema. Certo. No, sì, trovavo sul Tevere il mio padrino che era un capitano del cazzo, aveva comprato la barca, ma no. Mi fa, saliamo, ah il tuo paese, il tuo paese, ho detto ma sì il mio paese ma non lo conosco. E ci facevano segno, attenzione, attenzione, lui diceva ti salutano, cioè era completamente folle, geniale. E poi vi siete fermati nella sabbia praticamente. Voilà, no, ci abbiamo beccato un tronco. Ah. E chi è il più giovane ha dovuto scendere nel Tevere, posso dirti che alle 6 di pomeriggio il Tevere è dark. L'elica mi sono tagliato talmente rimaneva poco ed è lì che abbiamo deciso di prendere un taxi e di andare a Roma, okay. È lì che ho avuto Caracal, pum, Sant'Angelo, San Gondolfo, pum, 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 via Veneto, però tante cose. Perciò... Poi ha vissuto anche via Veneto, ha anche approfittato di via Veneto, della dolce vita un po' no. Degli anni 70. Sì, no, no, ero andato una volta al Giacchio, quando la prima volta che sono venuto, e poi trovavo che avevano tutti un'aria un po' strana, dicevo, che cazzo, cioè, a me non mi sembra Roma, no? Poi sono tornato 6 mesi dopo, ora chiuso, già chiuso, perciò ho capito perché avevano un'aria strana. E invece com'è diventato il commissario più famoso degli anni 70? Come... Ma più famoso si potrebbe uno di quelli. Uno di quelli, sì. Martino con chi avevo, Sergio con chi avevo fatto Coppe presenta tracce di violenza, una partecipazione a Perugia che ho trovato stupendo. Ci sono talmente delle città dove vorrei vivere in Italia, ma non posso, dovrei avere veramente i mezzi, una casa in ogni e farei il giro d'Italia. Mi aveva fatto fare questo e mi ha chiamato per Milano Trema. Nel frattempo avevo fatto un western. Il primo, sì. Dove facevo tutti con i piedi, perciò era un po' Bud Spencer e Terence Hill, regista era Alfio Caltabiano, un Cristo, okay. Faceva decathlon a 2 metri, 120 kg, e facevamo delle cose assieme di acrobazia e di fighting che erano molto efficaci. Infatti il film è uscito senza la mia pubblicità. In agosto e dopo un mese hanno messo i manifesti, talmente la gente ci andava, perciò si sono detto comunque questo, poi che ho fatto D'amore e Simore, di Carunchio però scritto da Patrone Griffi e interpretato al teatro allora, anni precedenti, e non è andato bene, ma non colpa del soggetto, piuttosto della regia. C'era un casting stupendo, Milva, Mangano, mi dispiace non l'ho incontrato perché Riso Amaro ha versato tutta la mia gioventù quando lei si abbassai che prende il riso. E non ho neanche potuto vedere il resto perché non avevo, io giravo con Milva. Certo. C'avevo delle sequenze con lei. E invece, diciamo, i primi commissari quando sono arrivati con Sergio Martino e con Fernando Di Leo? No, allora il primo è con Sergio, sì. Milano Trema. E siamo al Manzoni, c'è la conferenza stampa, ci spostiamo, Sergio, Gianfranco, non mi ricordo, Ferrandi che era il capo operatore, hanno fatto 80 film assieme, era veramente un binomio. E andiamo alla conferenza stampa, tutto bene, eccetera, poi andiamo al Manzoni, che è enorme, il Manzoni non so se hanno cambiato, comunque all'epoca era una cosa grandissima. E alle 2 o 2 e mezza al primo spettacolo, poi c'era, non so, 60 persone, però in questa cosa sembrava una cosa, io ho detto ma Dio, ma siamo morti,
e invece siamo rimasti 12 settimane al Mondone. Vabbè, è stato uno dei più grandi successi di tutti gli anni 70, proprio il suo personaggio è stato uno dei personaggi di maggiore successo. Ma infatti è per questo che ho smesso dopo 3-4, ne ho fatto uno o due perché era difficile uscire dal giro. Però i primi erano tutti molto intelligenti, il poliziotto in marcio era uno corrotto, se uno è corrotto nella polizia fa più danni di quello del taxi che ti frega 10 euro. Facendo di fare un giro del cavolo. Milano Trema anche erano caccia spietata ai rapitori, Tomas è uno dei servizi segreti e in manica con la mala, cioè erano dei soggetti molto precisi. Infatti allora una certa sinistra diciamo che eravamo dei stronzi fascisti, invece no. Prendevamo dei casi e infatti questi sono diventati cult, perché era importante. Jean-Marie Volonté l'ha fatto per la cosa, quello che è caduto con l'elicottero. Mattei, dico Mattei. Sì, ha fatto, ma a un'escala un po' più petite, è quello che volevamo fare, volevamo raccontare le cose che non ci piacevano. Ecco, sì, con la critica, diciamo, e con la politica italiana di quegli anni è stato un po' difficile. Ma sì, per esempio il poliziotto in marcio, tu sai che c'hai un contratto con il distributore di 2-3 settimane, non so, e poi se va, beh, e loro, il poliziotto in marcio, sono un po' snobato perché gli dava fastidio. Invece io lo trovo solo stupido, comunque la politica, che sia di destra o di sinistra al centro, sono della gente intelligente che quando diventano politici diventano stronzi. E poi quello di destra non può dire niente perché sa tutti i peccati di quello di sinistra e viceversa. Certo. Perciò noi eravamo neutrali, volevamo solo essere un riflesso del momento. E infatti adesso lo siamo ancora, che ti dimostra che avevamo ragione. Meno male che ho sopravvissuto, perché avrei potuto morire dicendomi abbiamo fatto solo cazzate. No. Perché in quel momento, diciamo, veniva preso come un cinema di destra, diciamo, dalla grande parte. Sì, però per me non c'è. Certo. Io penso che sia comunque più la sinistra che solleva dei problemi che la destra, visto che è piuttosto la destra che le crea. Però la mia non era una posizione politica, comunque effettivamente non sono di destra, ma per esempio l'unico che mi sia piaciuto da morire a sinistra era Berlinguer, per me era un genio, però non l'ho conosciuto, l'ho incrociato, però non so se, cioè, la gente che avvicino devono essere gente che io posso digerire, di cui posso godere di avere un momento con loro. Certo. Il produttore stronzo non arrivo a fare un film con lui, o un regista, cioè non è presuntuoso, è solo una difesa delle mie valori interiore. Il cinema italiano, quello diciamo d'autore, infatti è rimasto un po' per conto suo, diciamo, non vi siete. Ma no, non è che non ci siamo, è che non ci prendono. Io mi sono ritrovato su un binario con un treno di poliziotti, sì. E quando ho rifiutato, Luciano Martino è stato il primo a dirmi: ma sei coglione, Luc, ne fai 10, 20, 30 e poi farai i film che vuoi. E ho detto: Luciano era una persona stupenda, Luciano Martino, fratello di Sergio. Certo. Uno che aveva capito tutto del mondo, infatti ha fatto dei soldi, lui diceva la mia qualità, brutti, ma al momento giusto, no? Voilà, diceva io faccio dei film brutti che faccio uscire al momento giusto, sì. Era un genio anche lui. E poi in quegli anni ha anche rifiutato delle cose, lei ha rifiutato Monnezza. Ma Monnezza, cioè c'è, come si chiama il produttore? Ha 85-83 anni, ma conosco, lo adoro. Galliano Iuso. Galliano Iuso. Avevo appena finito
Caccia spietata ai rapitori, dove anche lì era un film importante perché i rapimenti esistevano. Rapiscono il figlio di Enrico, l'unico coglione che tenta di aiutarlo, il mio figlio sta a scuola, e si fa rapire. E poi il padre Enrico, interpretato da James Mason, la madre era Valentina Cortese, che capisco che il regista celebre di teatro ci sia innamorato di lei, perché era una, aveva tutto, talento, sorriso, intelligente, cultura, cioè. E lui non vuole pagare, perciò che fanno? Ammazzano il figlio del povero per forzare il padre scemo a pagare. Infatti c'è una scena bellissima fra lui e Valentina, dove Valentina gli ricordi che i soldi li ha fatto grazie ai soldi che ha portato lei. Ma le offrirono il personaggio del Monnezza che poi ha fatto Thomas Milian. Oui. Allora, Iuso Galliano mi dice: Luc, mi deve firmare, c'è un'idea stupenda, ma ha detto, ma fammi leggere qualcosa, perché lui era sempre ha sempre delle idee stupende, Iuso. Non riposa mai il cervello, infatti secondo me dorme male. E mi dà 5 pagine, mi dice, ma dai, firmi, e dico, ma dai, no. E poi la polizia, cioè. Ma è uno particolare, leggo, dico, sì, ma non sono capace di interpretare la comicità italiana, posso fare una comicità internazionale nel senso molto meno puntualizzato, certo. Anche perché a me non mi fa ridere per forza, io preferisco ridere con una battuta giusta, mezzo sorridente, che di fare sghignanzi. E vabbè, e poi dico, ma qual è il regista? Lui mi fa Lenzi. Dico, ah, non lo conosco, arrivavo, non conoscevo, lavoravo sempre. E poi mi fa vedere una cosa strana, dico, no, ma comunque non aveva. E poi gli ho detto, ma guarda, Thomas è 100 volte più giusto. E infatti, quando è uscito il primo coso, gli ho mandato un telegramma, ho detto, invece di dire che sono uno stronzo perché non ho girato, dovete darmi una percentuale dei miliardi che avete fatto, perché Thomas era perfetto, io non ero perfetto affatto, non l'avrei fatto, non lo so fare. Poi ho ancora i miei capelli, perciò non mi metto una parrucca. Poi lui è cubano, Napoli. Io non ero tagliato, perciò l'ho rifiutato, ma ho anche rifiutato Sandokan. Ma Sandokan che parte avrebbe dovuto fare? Beh, la parte principale che voi mi propongono. Quella di Cosetto, la dell'indiano, non so che era. Sì. Kabir. Vedi. Sì, non so, questo qui. Non gli piace Kabir Bedi? Eh? Non gli sta simpatico Kabir Bedi? No, non lo conosco, a me mi frega niente, non l'ho fatto perché non volevo fare televisione. Certo. Sono stato in America, mi hanno proposto un serial di un anno a Los Angeles, ho detto, io un anno a Los Angeles, ma la mia terrezza a Roma, il mio caffè ristretto. Cioè, infatti sarei diventato molto più conosciuto se avesse fatto tutti i film che ho rifiutato. Questo si chiama talento o stronzata, come voi. Però è stato più libero, ha vissuto la vita che ha voluto lei. Sì, anche se ogni tanto mi sembra, c'hai da scendere, no, non fumi tu. No, mi dispiace. Sì. Sapendo anche che ci sarebbe dei ritorni di manovale, e ne sono stati molti, però sono fatto così. Perché poi quando è, diciamo, un po' finita la grande vague, la grande onda del poliziottesco. L'ho anticipata io. Sì, certo. Però guarda, Merli ne ha fatto 20 dietro, sì. Avrà fatto più soldi, poi purtroppo, poverino, il partito. Ma non bisogna mai fare troppo sport se uno non è tagliato per farlo. Io ho 80 anni il 3 settembre e faccio lo sport che mi pare, poi con rotture dappertutto, invalidità permanente, però. Come lo vive questo compleanno che si avvicina? Come, cosa le fa pensare? Ma io non ho mai festeggiato un compleanno. 80, cioè perciò io metterei 80,
voglia di proseguire. Ma no, per me, ma sono i miei amici che mi spingono, anche perché se dicono se muore dopo domani, almeno abbiamo fatto il compleanno. Io tutto il tempo. L'unica cosa insopportabile sono i dolori, e ne ho tante, però. Perché ha dolori? Perché lì c'ho 20%, 30% di invalidità permanente, lì c'è una frattura, c'ho il perone in 5 pezzi, non ho più ginocchi con la boxe française, paracadutismo, tutte queste cose, parabole, tutte là. Da 3 metri militare dovevi saltare sotto, mi facevi saltare da 10 metri, ci andai, mi frega un cazzo. Cioè, mi sono sempre trovato immortale fisicamente. Ma perché amava il pericolo? Perché amava il pericolo? Il parasciutismo? Perché mi fa rappare. Se tu scendi a 250 nell'aria senza motocicletta, poi ti dirige, la madonna! Tu hai l'impressione di servire a qualcosa, già a procurarti un terrore piacevole. No, ma c'è anche chi ha paura di tutto. Non penso che sia una qualità particolare, sono fatto così. Certo. Il libro sulla sua vita l'ha già fatto, perché è uscito sì, a Pavia. Era un po' tutto sbagliato. Cioè. Quindi cosa vorrebbe raccontare che non hanno detto, che non hanno scritto? Ma no, ma sai, un giorno farò un libro dicendo tutte le cose zozze che ho incrociate, ma non per il momento. Ok. E questo sì, poi il resto l'ho detto, poi è sviluppato come poi. La scrittrice voleva un dialogo, tutti mi hanno detto ma scemi, perché fa un dialogo con questa, cioè la tua vita non ha bisogno di un dialogo. Lei chiedeva vuoi un po' di vino, no, voglio un po' di parmigiano, però no, vabbè, comunque non rimpiango niente, anche se secondo me avrà venduto non so 500 libri al massimo, sì, ma non è una casa di edizione specializzata. Ma come ho sentito Sergio Martino Castellari che avevano fatto un libro lì, mi sono detto invece mi rendo conto che tutti famosi che sono fare un film senza che sia una real casa di editrice, anche se scrivi una cosa geniale che non era il caso, non hai chance di essere perciò, letto, contato, non ho, infatti ho detto a Sergio ma come cazzo, ma perché? Io ho fatto perché l'hai fatto, ho visto Enzo Castellari, ho detto siete due scemi, mi avete fatto andare. Vabbè, ma lo sente ancora Enzo G. Castellari? Lo sente. Ma non ci conoscevamo, ci eravamo solo incrociato, però lui era un francamente a destra. Sì, anche ora. Beh, non se c'è ancora forza di essere a destra. Vabbè, avvilisce la destra, non so. Come? Avvilisce la destra. No, ma non voglio, cioè, no, ma comunque l'avevo visto con una pistola, gli ho chiesto. Come mai? Ma come mai? Che è questa cazzo di bozza? Vabbè. Ma invece no, lei non girava con la pistola. Chi? Tu non giravi. No, con no, la a me mi davano. Allora, a me mi danno la pistola su caccia spietata ai repitori. Sono talmente incazzato quando becco responsabile della morte del mio figlio, indipendentemente del non pagamento di James Mason, che lo sparo, e lì se avessi avuto 20 pallottole, l'avrei, perché ho sparato un braccio, l'avrei ammazzato, perché? Anche perché c'era stata la scena dell'obitoio, che è una scena con Mason, soprattutto col mio figlio morto e Dio, dove ho pianto, cioè non potevo più fermarmi. E nella vita reale a Roma negli anni 70, che erano anni un po' violenti, erano anni di tensione, come l'ha vissuta? Non portava lei la pistola? Non la pistola? Mai. No, ma è questo più efficace di una pistola perché non lascia tracce. Certo. No, io ero in un giro, ho tentato di renderlo utile, questo imprigionamento, e tentavo di avere delle commissari particolari che sarebbe stato giusto da rivelare al gran pubblico.
La violenza no, quando fanno saltare Bologna sì, quando le brigate. Ma sai, quando ho fatto Italia Ultimo Atto, praticamente 8 mesi, un anno prima della morte di Moro, nel film lo ammazziamo il primo ministro, cioè, perciò quelli influenti non hanno cominciato a poter fare qualcosa contro i brigadisti quando hanno preso stupidamente l'americano, gli americani hanno cominciato a mettere dei dollari dappertutto, certo. E finalmente il loro tessuto si è un po'. Però chi faceva qualcosa? Moro fa qualcosa, hai visto? Però Moro, funerale, nessuno politici lo trovò. Dice tutto, certo. Senza dire niente. Certo. L'ultima cosa, invece il presente, lei ha fatto negli ultimi anni anche un po' l'antiquario, nel senso che ha cercato delle cose di arte. Sei molto esotica, sì. Sì, ho fatto praticamente 30 anni. E era affascinato anche dall'arte orientale, dall'arte. Allora in Marocco c'erano dei mobili giapponese e cinese, perciò questo il delirio dei genitori, ti parlo di 46, 7, 8, 9. E poi quando sono tornato d'Italia ero talmente disperato di lasciare l'Italia che c'avevo la metà del cervello che funzionava l'altro, no? La metà del cuore paralizzata. Poi ho fatto 3-4 cose di enorme successo, televisiva purtroppo. Perciò lì, boom, primo era poi il primo film che mi fanno fare è Il Commissario. Però erano 3 registi diversi delle storie del Perciò. Poi il secondo, un feuilleton enorme, Chateau Vallon, che ha fatto milioni di ascolti, si parla solo di questo. Sarei presentato alla presidenza della Repubblica, sarei stato eletto con 80. Io c'ho un appuntamento a Roma. Okay. Vabbè, comunque. E ora quindi come vive? Sì. Perciò io mi sono. Quando facevo delle stand, era un set di cinema. Uno che mi piaceva rimaneva sul stand, uno che non mi piaceva scendeva perché io pagavo 80.000 euro per 10 giorni perché sto a casa mia. Però mi è piaciuto perché io ho vissuto con questi mobili cinese, giapponese, poi a 22 anni, 23, 24, dico ma vaffanculo e prende gli anni 30. E poi tu capisci che gli anni 30 vengono da lì. Perciò mi sono divertito, sono andato in dei posti incredibili, in Giappone, in Cina, ho trovato dei mobili un po' rovinati che facevo restaurare, era un piacere di seguire la restaurazione. No, io mi sono divertito molto, poi volevo accompagnare una bimba che si rivela mia figlia. Che cos'è questa storia? Non la so. Ma niente, cioè avevo una figlia, però vabbè, è inutile pilogare tanto. Comunque c'ho una figlia, okay, con la signora che era antiquario, okay. Io ho aggiunto Africa perché mi piace l'Africa, l'Oceania, eccetera, e mi sono infilato in questo coso, però io volevo occuparmi di mia figlia. Ma quanti anni ha la figlia? Beh, la mia figlia adesso ha 38, okay. All'epoca un po' meno. Ho capito. E dove vive ora lei? In Francia. In Francia, ma non vicino oddio. Bouzig? Sì. No, Bouzig era l'ultima casa che ho avuto con la sua madre. Ok. No, Bouzig a me è piaciuto molto perché non è Saint-Tropez, però la ville de Sète, le montagne, il sole che fa una terrazza di 40 metri di lungo. E chi ora vive a Saint-Paul-de-Vence? No, Saint-Paul-de-Vence sono stato con la mia compagna, ma non se ne parla. Dove sta? Dove vive? Chi? Lei, tu. Io vivo a Roma, okay. Fisso da 3 anni. Ah, ok, perfetto. A Cosetto, via Trastevere. Ah, che meraviglia. Allora abbiamo un fantastico italiano in più, un trasteverino in più.
Sì, anche se ogni volta che vedo uno che mette una chic per terra c'ho una voglia di menare, però passerei la mia giornata. Però comunque qualcuno senza menare, secondo me, non lo lasceranno più per terra. Perché? Perché una chic sono 100 anni di danni sulla planeta. Certo. La planeta è praticamente fottuta. Io vedo la gente che ha dei bambini di 3-4 anni, mi sembrano totalmente non al corrente. Il mare ha un calore troppo grosso, i pesci muoiono, le balene 2 tonnellate di plastica nella pancia, il fuel 300 metri lunghi, problemi, tutta la spiaggia, le cose, cioè il corale, l'Antartica. Sotto l'Antartica c'è un coso, non so come si chiama, come una busta con tutti i virus dalla nascita della Terra. E le Russie, Norway, gas de shite, coso, petrolio, eccetera. Se bucano questo, tutto escono 45 Covid. Voglio vedere, già con uno sono fottuti, con 45 voglio vedere quello che ci rimane. Speriamo bene. Allora, intanto... No, ma io sono sempre ottimista, però la planeta si vendicherà. Speriamo. No, ma lo fa già. Guarda Atalanta, certo. Tutte le fabbriche che non funzionano, ma sono 25 anni che dei coglioni intelligenti hanno inventato il modo di non CO2, eccetera. Soltanto che bisogna investire dei soldi e l'investitore hanno delle finestre lì, delle cose come il cavallo, perché pensano soldi, 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 però 20 anni dopo non c'erano neanche più i soldi. Hai voluto risparmiare, non hai fatto progredire, non è andato nel senso della planeta che ne approfittano i tuoi figli, i tuoi certo. Nipotini del cazzo, eccetera. No, il potere e il soldo sono i due cancri della nostra planeta.